La Beccaccia Eurasiatica presenta un areale distributivo molto vasto che comprende l'intero supercontinente eurasiatico. Nella figura in giallo vedete la parte in cui avviene la riproduzione, in azzurro le aree in cui la specie è stanziale ed in rosso le aree invece in cui si effettua lo svernamento. La Beccaccia a livello europeo, secondo quindi la UCN Red List, è inserita nella categoria List Concern, che sarebbe minima preoccupazione. Per quanto riguarda la specie, quindi a rischio minimo, in realtà viene anche protetta da numerose convenzioni, come la Convenzione di Berna, la Convenzione di Bonn, l'Accordo IWA e la Direttiva 147 del 2009. In Italia la specie invece è carente di dati. In Italia la carenza di dati impone un rispetto di quelli che sono le indicazioni dei key concept, in quanto un principio di precauzione ci impone di rispettarli anche e soprattutto nella programmazione del prelievo di questa specie. Attualmente gli sforzi di monitoraggio sono molto scarsi e i programmi in atto sulla specie in realtà hanno adottato approcci non adeguati e non opportuni per ottenere dei risultati scientificamente validi. L'avanzamento delle conoscenze sarà quindi anche funzionale ed utile ad una più corretta pianificazione del prelievo venatorio. Il programma triennale di monitoraggio della Beccaccia Vulcanica da Ferma è stato redatto dal Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell'Università di Viterbo. Si realizza soprattutto grazie al finanziamento di tutti gli ATC della Regione Lazio, quindi 10 ambiti territoriali di caccia hanno contribuito a effettuare questo studio così importante e di elevato livello scientifico, e comporta un'attività di monitoraggio su tutta la Regione Lazio. All'interno di questa area regionale abbiamo identificato circa 240 unità di campionamento che rappresentano in maniera stratificata tutti quanti gli ambienti idonei per la Beccaccia. Le aree sono fisse e si trovano sia in area a caccia programmata sia in aree a caccia interdetta, quindi riserve naturali, parchi naturali e parchi nazionali. Il monitoraggio della Beccaccia si effettua tramite cani da ferma che risultano abilitati attraverso delle specifiche prove, in maniera tale che oltre a dimostrare la loro capacità di identificazione e di involo degli animali, di ferma e di volo, devono essere dei cani che rispettano l'ambiente, rispettano le specie animali. E inoltre sono condotti da degli operatori che hanno effettuato e superato dei corsi specifici che riguardano appunto la formazione per il monitoraggio della specie. Il programma di monitoraggio della Beccaccia, secondo quello che è il protocollo nazionale stilato dall'ISPRA, prevede una serie di monitoraggi continuati e ripetuti in maniera sistematica sulle stesse aree che iniziano intorno alla metà di dicembre e finiscono alla metà di marzo, con diversi intenti e specifiche finalità nel periodo di attività venatoria e nel periodo invece dopo il 31 gennaio, quando quasi tutte le attività venatorie sono terminate. Ciao a tutti, ci troviamo in compagnia di Nicola Castiglia e Maurizio Passarani. Ci troviamo nel comune di Orvinio, in provincia di Rieti, nella zona ATC2. Una giornata dedicata al programma monitoraggio Beccacce durante lo svernamento nel Lazio. Rappresentiamo l'ATC Rieti 1 per l'ATC Rieti 2. È la prima volta che si fa in provincia di Rieti, quindi diciamo che è anche una novità. Inizialmente, prima abilitare i cacciatori cinofili appassionati della Beccaccia, facendogli partecipare a un corso specifico dove hanno superato un esame. Poi abbiamo dovuto abilitare i cani facendo tramite gare su
gare ENCI riconosciute dai giudici, quindi i cani dovevano avere determinate caratteristiche, quindi cani che conoscevano l'animale. Dopodiché l'università ha suddiviso, diciamo, in tutta la regione 234 aree, se non sbaglio, da censire. A ogni ATC, quindi la divisa per provincia, sono state affidate delle aree. In questo momento ci troviamo all'interno di un'area campionaria delle 240 che sono state identificate e siamo in una zona assolutamente idonea alla beccaccia che si trova limitrofa al parco naturale regionale dei Monti Lucretti. Okay. Io di solito utilizzo sempre questo. Ora siamo arrivati nel punto indicato come accesso all'area di monitoraggio. Prendiamo il punto GPS per avere la sicurezza di entrare correttamente. Accendiamo i satellitari per registrare il percorso dell'operatore e accendiamo il collare del cane che ci permetterà di effettuare il monitoraggio. Adesso compiliamo la scheda di monitoraggio, dove andremo a inserire il punto di accesso, l'orario, la temperatura, il giorno, come le condizioni climatiche e del terreno, e a fine censimento andremo ad inserire gli avvistamenti fatti delle beccacce, se ci saranno, le fatte e le coordinate dei punti GPS dove se riusciremo a far involare la beccaccia. Abbiamo con noi la scheda di abilitazione del cane e l'attestato di abilitazione del monitoratore. E questi attestati sono fondamentali perché per un eventuale controllo da parte di Corpo Forestale o Guardia Parco risulta che noi siamo dei censitori abilitati per questo tipo di lavoro e di controllo, certificati questi che ci ha rilasciato l'Università della Tuscia e il giudice abilitato per l'attestato del cane. Abbiamo a disposizione il perimetro dell'area di monitoraggio ed avendolo scaricato sul GPS possiamo vedere in che punto siamo e se stiamo procedendo correttamente. Per fare questo esistono anche apposite app che si possono scaricare su smartphone, su telefonini. Comunque già la zona qui è più che interessante. È bello, bello. Non so se è una benedizione o una maledizione là, perché a beccaccia quando è entrata ma vieni Zara, va bene, no? Brava, brava piccola, eccola qui, brava. Questa, come dicevano
No, non so se vai. Vabbè, sicuramente, però vedi. Vediamo se... Aspetta, aspetta un po'. No, non lo sento più. Lo senti il bip? Probabilmente. Metti dietro, stai in consenso, guarda, guarda. No, a te piace, ci sta, fai tu. Sei riuscita? Grande, brava Zara! Traccio il punto? Sì. Proviamo a farci, abbiamo un po'. Perché ci abbiamo trovate qui sotto? E 5 le abbiamo trovate sopra. Ah. Due sotto, vedi? C'è quella strada lì a sinistra. Sì, sì. Dobbiamo. Andiamo un po' così e poi riandiamo sotto. E poi facciamo la parte sotto e riandiamo la macchina. No, no, quel, l'altro bip ce l'avevo fermo. Sì, sì. Sì, sopra, sopra. A meno che c'è l'acqua, oh, si rimuove. Ma sì. Vola qua sopra, se vuoi. Però fermati, fermati, faccio guida al cane io, faccio guida al cane io. Ecco. Qua, qua, Danilo. Brava, brava. E
no, c'ho paura che gli va via le pedine. Guarda, Mori, se è volata, deve stare sotto. Sì. Se no sta dentro, parata qui. Sì, sì. Eccola! No! Eccola! Brava, Betty, brava, brava! Sì, sì. È volata. Sì, sì. Anche in questo caso prendiamo il punto GPS sul punto di involo. Qui si vedono le impronte della beccaccia, le fatte, che sono gli escrementi, la loro abbondanza ci lascia supporre che sia un'area di rimessa. È un problema. Questa regge la ferma. Brava, brava. Questa è la testa. Questa è la testa. Se non è sempre la più complicata. 8. Allora. Ok, sono partito là. Sì, sì, però dobbiamo scavallare un pochetto, sennò ripassiamo. Però qua dove me lo dimostrò Burattino, grande cacciatore. E quindi abbiamo passato una giornata, cioè, veramente utile per quel lavoro che stiamo svolgendo. In più avevamo dotato un cane di GPS, perché alla Tuscia, oltre a accensi queste zone, gli interessano anche le coordinate GPS per poi cartografarle e per elaborare il progetto. Speriamo che questo progetto continui, perché è interessante, perché è un momento di crescita per tutti, soprattutto per quelli che sono appassionati, che non vanno a caccia solo con il fucile, ma godono del lavoro dei cani e della beccaccia, di questo meraviglioso animale che noi dovremmo trattare con più parsimonia. Perché? Mi piace a voi, sì. Non è. Non vedete niente nel bosco. Chiara, Chiara. Il programma di monitoraggio triennale della beccaccia del cane da ferma della Regione Lazio è stato approvato con numerosi pareri da parte dell'ISPRA, quindi del Ministero dell'Ambiente, e rappresenta un punto fermo per acquisizione di dati di tipo scientifico sulla specie. Del programma, il suo approccio è strettamente sperimentale, quindi un approccio scientifico che tra l'altro ha permesso di approfondire il monitoraggio della beccaccia anche nel periodo successivo al 31 gennaio, quindi successivamente alla chiusura dell'attività venatoria, proprio grazie a questa organizzazione assolutamente scientifica. Questo è fondamentale, perché in questo modo noi andremo a indagare una serie di aspetti anche gestionali e biologici della specie, come ad esempio cercare di dimostrare l'esistenza o meno di un effetto rifugio svolto dalle aree protette, quindi a caccia interdetta per questa specie, e inoltre potremmo cercare di dimostrare l'applicabilità o
meno di alcuni sistemi di stima della densità della specie, come ad esempio il distance sampling. Al termine del primo anno, e concluse da poco la fase operativa di campo, mi corre l'obbligo di ringraziare innanzitutto gli ambiti editoriali di caccia della Regione Lazio, che hanno finanziato questo programma, e la Regione Lazio che ha voluto concedere il patrocinio. Ma forse un ringraziamento particolare va a tutti quanti agli oltre 100 operatori che hanno prestato il loro lavoro, e non solo ai quasi 200 ausiliari, cioè ai cani, che hanno svolto la parte più dura e forse più importante del lavoro stesso. Marzo, quando arrivai, ti senti le fa il verso? Che partono, che fanno il cane. Questo progetto di monitoraggio della beccaccia nella nostra regione è molto importante e rivolgo i miei complimenti e ringraziamenti per l'iniziativa intrapresa al gruppo di gestione e monitoraggio del Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell'Università della Tuscia Dafne, al coordinatore professor Andrea Amici e ai 10 ATC del Lazio che hanno finanziato il programma. Il servizio di censimento, che viene svolto con criteri scientifici, è molto utile in quanto fornisce elementi statistici e di analisi su cui fondare le nostre scelte future. Il programma rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra mondo venatorio, ricerca scientifica universitaria e istituzioni ed ha coinvolto anche 20 aree naturali protette, locali, regionali e nazionali. Il progetto è stato autorizzato perché risponde alla volontà della Regione Lazio di attuare il monitoraggio della specie animali, vegetali e dell'ambiente, al fine di conservazione degli stessi, di tutela della biodiversità e dell'utilizzo sostenibile delle risorse. E un buon lavoro a tutti e a tutto il gruppo di ricerca. Eccola! Brava, guarda che roba! Fanta! Grande Fanta! Grande! Brava! Eccola! Porca miseria, brava! Brava!